Passiamo adesso ai ragazzi qui. Io ancora li vedo quando stavano in classe. Iniziamo con Daniele Piovani. Daniele, ex mio allievo, diplomato nel 2013, quindi fate i calcoli degli anni che ci può avere. Lui si è laureato nel 2009 in chimica e tecnologia farmaceutica. Attualmente lui è ricercatore di farmacologia pediatrica. Va bene? Lui vi parlerà, il tema su cui vi parlerà è questo. A 10 anni dal diploma, la ricerca sui farmaci e l'appropriatezza della cura. Ora voi sicuramente avrete sentito parlare che praticamente, andando avanti con gli studi, le medicine non saranno più uguali. Non so, facciamo finta una delle più diffuse, i farmaci antipertensivi. Tu vai dal dottore, mi dà un farmaco, metterà questo qui, che magari è per 100, 100, 200 persone. In realtà gli studi attuali vanno verso una personalizzazione della cura. Io adesso come questo avvenga non lo so, probabilmente me ne parlerà Daniele e a lui lascio il microfono. Grazie al professor Poletti, la preside anche prima di aver invitato. Quando la professoressa mi ha chiamato ero in ufficio e mi ha chiesto di venire qua a presentare un po' quello che facevo, qual era stato il mio percorso. Un attimo ho pensato subito che era sabato mattina e io sarei dovuto uscire da lavoro alle 6 il venerdì, quindi un attimo la fatica anche che avevo delle scadenze, però nonostante questo ho detto di sì, perché comunque ci tenevo a essere qua, anche perché l'anno scorso mi era stata data la stessa offerta ma non ero potuto venire proprio perché sabato avevo un impegno. Niente, io qua, questo vedete la facciata dell'istituto dove lavoro. Niente, sono a Milano. Partiamo, è anche un'occasione per me per ricordare quello che è stato un po' nel passato, del liceo, bellissimi ricordi di tutti i professori che alla fine mi hanno aiutato a esprimere quelle che erano le mie attitudini, diciamo, che poi hanno condizionato la scelta del percorso futuro. In questo sono stati importanti non solo tutti i professori delle materie scientifiche ma anche di quelle umanistiche, perché logicamente le materie umanistiche ti danno una consapevolezza di chi sei e di dove vorrai andare, mentre le materie scientifiche indirizzano le tue passioni, nel caso che siano scientifiche, e ti danno delle nozioni. Hanno due caratteristiche complementari che vanno benissimo insieme e che trovano nel liceo scientifico proprio una sintesi. Quindi secondo me la scuola che avete fatto, che stiamo facendo, chi l'ha conclusa, è veramente bella. Spesso quando si arriva alla fine del percorso non ci se ne rende conto subito, serve qualche anno. Tra qualche anno vedrete che vi darete ragioni pienamente. Io mi sono diplomato nel 2003. E poi ho scelto, appunto c'è stato il rettore che ha benissimo illustrato quello che è il percorso della scelta, quello che avete anche sperimentato voi, che state sperimentando. Ho scelto chimica e tecnologia farmaceutica perché semplicemente la chimica era la cosa che mi veniva più semplice rispetto a chimica con il professor Frigio. Semplicemente era la cosa che più mi appassionava e nella quale più riuscivo senza dovermi impegnare, o comunque non mi pesava minimamente. Quindi ho scelto questo percorso senza avere una precisa idea di quello che avrei fatto. Chi fa CTF, lo sapete un po' se vi siete informati, è aperto a una serie di possibilità di ricerca scientifica orientata al farmaco, orientata alla salute, oppure anche a fare il farmacista, che appunto sono l'angio raggio. Possiamo andare avanti. Nel 2009 mi sono poi laureato, ho fatto università a Bologna. Nel 2010 ho conseguito un master in ricerca clinica, perché mi ero accorto che alla fine del percorso, come diceva il rettore, studiare è bello, ma studiare non è mai abbastanza, nel senso che in questo mondo in cui siamo così specializzati, specializzazione delle conoscenze,
ci si accorge che arrivato un po' nel percorso ti manca sempre qualcosa, qualcos'altro, ti manca un pezzo, un ulteriore pezzo. Quindi io ero stato incuriosito dal percorso della ricerca clinica, da alcuni seminari organizzati all'università, e ho deciso di intraprendere il master perché appunto mi poteva dare uno sviluppo occupazionale, essenzialmente. Nell'ambito di questo master ho fatto un periodo di tirocinio, di stage presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche di Madrid, e da lì sono rimasto poi nel Dipartimento di Salute Pubblica del Laboratorio della Salute Materno Infantile. Questo signore, che è morto nel 1961, è Mario Mele. Era un filantropo, un facoltoso anche giubiliere, molto facoltoso, che alla sua morte lasciò ben 900 milioni delle vecchie lire, che nel 1961 erano tantissimi soldi, al suo amico Silvio Garattini. Silvio Garattini era un ricercatore molto promettente della facoltà di medicina. Gli lasciò senza dirglielo, quindi con un grande stupore il giorno della lettura del testamento, gli lasciò questi soldi con la precisa indicazione che dovesse creare un istituto che fosse un onus, senza scopi di lucro, completamente a favore del paziente e sempre tenendo in mente il benessere del paziente, un istituto di ricerche per farmaci e per la salute. E così fu. Quei soldi hanno permesso poi la formazione delle sedi di Milano, dell'istituto, delle due sedi di Bergamo, e c'è anche qui poi la, diciamo, separata la sede di Santa Maria in Varo, in provincia di Pescara, in Abruzzo, del Mare Medio Sud. Quindi comprende l'istituto circa 1000 dipendenti. L'istituto è un ente morale senza scopo di lucro, al servizio dei pazienti. È completamente indipendente dalle industrie, dalle lobby, dall'accademia e dalla politica. Leggendo sembra neanche di stare in Italia, perché appunto l'Italia è assolutamente l'antiragionamento di questa frase. È un istituto che ci viene inviato anche a livello internazionale, perché non per i suoi risultati, che sono molto buoni, ma soprattutto per questa cosa, questa sua indipendenza. Tutte le scoperte dell'istituto sono pubblicate nelle riviste scientifiche internazionali e non si prendono brevetti. Tutti i ricercatori, quando entrano, firmano un documento nel quale dicono che non potranno mai tenere nessuna scoperta segreta e tutto ciò andrà pubblicato. E la missione dell'istituto comprende tutto lo spettro della salute umana. Si va ad analizzare, diciamo, i fenomeni biologici partendo dalle cellule all'animale e trasferendo le competenze, le conoscenze al paziente. La freccia c'è anche all'indietro, perché dal paziente si possono andare a ricercare delle soluzioni per quella situazione direttamente nell'animale e nella cellula, si può andare anche all'indietro. In questi 52 anni abbiamo oltre 14.000 pubblicazioni a livello internazionale. I dipartimenti coprono tutte le aree. Grandissimi risultati sono stati nell'ambito della nefrologia. Abbiamo un direttore mondiale della Società Internazionale di Nefrologia a Bergamo. Stanno ultimando ormai la formazione del rene umano in vitro, quindi l'organo intero. E nell'ambito della cardiologia ci sono stati grandissimi risultati negli anni 80 e 90, rivoluzionando la terapia trombolitica dell'ictus e anche nei trattamenti ottimali di prevenzione. Insomma, ci sono tantissime cose che andrebbero dette. Il mio dipartimento è molto più umile. Io sono nel Dipartimento di Salute Pubblica. La salute pubblica si occupa appunto di tutto quello che riguarda il benessere, quindi partendo dal benessere fisico, psichico e sociale. Il mio laboratorio è il laboratorio della salute materno infantile, eccolo qui. Abbiamo persone che provengono da vari continenti, dal Brasile oppure dal Vietnam, e è un ambiente molto dinamico e giovane, come vedete l'età media è piuttosto bassa,